Buonasera, benvenuti a tutti a questo incontro promosso da MMT, gruppo di Milano. Siamo un'associazione di promozione sociale, non apartitica, quindi ovviamente non appoggiamo nessun partito. Quindi se qualcuno di voi si sta chiedendo se siamo qua per ricevere dei voti, ovviamente la risposta è assolutamente no. Prima di continuare con l'incontro, vi mostreremo un breve video introduttivo, dopodiché continuerò con la presentazione e poi passerò la parola ai nostri referenti economici. Grazie. Per la prima volta in 250 anni ci troviamo in un sistema che ha abolito la sovranità degli stati, abolito la sovranità monetaria degli stati, che è il portafoglio del padre di famiglia con cui mantenere i figli, ha abolito la sovranità dei parlamenti assoggettati a leggi fatte da persone, da tecnocrati non eletti, e ha abolito anche la sovranità delle costituzioni nate dopo la Seconda Guerra Mondiale. La Costituzione, una volta che tu gli sovrapponi i trattati, anzi inserisci nel corpo della legalità costituzionale su molti dei principi qualcosa che è incompatibile e va nella direzione opposta, è come lacerarla, è come se uno prendesse le pagine della Costituzione e le strappasse. Questo, più si dice più Europa, più si prendono le pagine della Costituzione e le si strappa uno a uno. La nostra Costituzione, nata sulle ceneri del disastro della Seconda Guerra Mondiale, teneva conto di determinati principi cardine fondamentali, quali ad esempio quello ribadito nel primo articolo della Costituzione, che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro e quindi poneva il fatto di tutela del lavoro al primo posto, come ad esempio poneva anche in maniera piuttosto inequivocabile il fatto che la sovranità fosse del popolo italiano. La Costituzione repubblicana del 1948 era una Costituzione che mirava, quantomeno nei principi fondamentali, alla creazione di occupazione per tutti. Ebbene, possiamo ragionevolmente ritenere che i trattati europei entrino in contraddizione con l'obiettivo della piena occupazione. Dovendo individuare per estrema sintesi, proprio per l'essenza stessa della incompatibilità fra trattati e Costituzione, basta guardare l'articolo 1. L'articolo 1, la Repubblica è fondata sul lavoro. L'articolo 4 è il diritto al lavoro, che significa che lo Stato deve fare politiche di piena occupazione. Se andiamo a vedere i principi fondamentali individuabili nella miriade di proposizioni pletoriche, eccessive, no? Ridondanti, ma volutamente per renderlo più oscuro, meno percepibile nel testo dei trattati, si vede che invece i principi sono tutt'altri. Allora, come si è potuto evincere dal video, siamo qua a questo incontro qui per parlare del lavoro, quasi che un termine quasi che tra poco scomparirà dai nostri dizionari, dalle nostre menti, e di piena occupazione, un termine quasi un po' più attualmente. Beh, io sono un piccolo imprenditore, come forse qualcuno di voi. Ben sapete, stiamo passando un periodo non troppo felice, grazie anche alla tassazione che ci viene imposta. Le tasse attualmente sono molto alte, di conseguenza gli imprenditori fanno molta fatica attualmente a pagare tutto il dovuto. Ora parleremo di qualche dato. Nel 2012 erano attive 4.400.000 imprese che davano lavoro, pensate, a 22.500.000 italiani, tante persone. Ma da ora in avanti darò dei dati preoccupanti. Primo dato preoccupante: in tutto il 2013 sono state chiuse 111.000 aziende. Nel primo trimestre del 2014 sono state chiuse 23.000 imprese.
un numero ovviamente considerevole. Quindi noi non ci dobbiamo dimenticare di tutti questi impresari che non ce l'hanno fatta, hanno perso le loro imprese, come non possiamo dimenticarci anche di tutte quelle persone che si sono tolte la vita per questo. Qualcuno potrebbe pensare al suicidio come un atto di codardia. Vero, potrebbe anche essere visto così, uno scappare dai problemi, bisogna scappare dai problemi. Ci vuole anche coraggio per fare un gesto simile, per arrivare allo stremo gesto. Proprio l'altro giorno ho visto un servizio delle Iene che mi ha colpito. Una persona aveva tentato suicidio, poi si è fermato, ma perché l'hanno intervistato alle Iene? La questione è molto toccante. Aveva pensato di suicidarsi perché è sommerso dai debiti e aveva un'assicurazione sulla vita per lasciare qualcosina alla moglie e ai figli, quindi a coprire i debiti, era arrivato addirittura a pensare di compiere l'estremo gesto. Una cosa veramente molto triste, considerando che siamo vero persone distinte, ma siamo tutti sulla stessa barca, quindi è molto triste sentire in televisione notizie del genere. Andiamo avanti, parliamo dei disoccupati. Attualmente ci sono 3.236.000 disoccupati, un dato anche questo molto importante che vi deve far ragionare chiaramente sulla drammaticità della situazione. 1.400.000 di questi disoccupati sono giovani, sono ragazzi, quindi potrebbero essere, perché no, anche i figli di qualcuno di voi. 326.000 giovani hanno smesso sia di studiare sia di cercare lavoro. E anche questo è un dato che sicuramente ci porta a riflettere. Ci sono 5 milioni di persone che sono con contratti precari. Mi sono perso. Ci sono 500.000 persone in cassa integrazione, poi cassa integrazione dovrebbe essere garantita dallo Stato, ma io vi posso assicurare che molte di queste persone in cassa integrazione non ricevono un soldo, perché i fondi dello Stato sono limitati, giusto, a quel che ci voglio far credere, quindi di conseguenza essendo limitati non ci sono fondi sufficienti per pagare tutte le persone in cassa integrazione. Non è normale assolutamente che i giovani, i nostri imprenditori, le nostre imprese debbano fuggire all'estero per avere un futuro. Questa è una situazione che sicuramente non è normale. Attualmente in Italia abbiamo 5 milioni di poveri. Non è sicuramente una situazione tollerabile. Un istituto di ricerca, la Gallup World, ha definito la situazione italiana come inquietante, davvero inquietante. La politica economica italiana è completamente allo sbando e il declino del nostro paese è in forte accelerazione. Infatti, come voi presenti possono notare, non ci sono assolutamente segni di miglioramento. Ogni anno i dati peggiorano, i disoccupati sono sempre di più, non ci sono segni che la situazione possa tornare a migliorare, assolutamente no. Perciò vi chiedo, questo è il futuro che vogliamo per noi, questo è il futuro che vogliamo per i nostri figli? Penso di poter parlare ovviamente a nome di tutti, io direi un forte e risonante no, assolutamente no. Bene. Ora lascerò la parola ai nostri referenti economici che vi spiegheranno il perché di questo deficit, di questo trend negativo e vi spiegheranno ovviamente anche come sia possibile invertirlo. La parola a Giuseppe Rami. Buongiorno a tutti, sentite? Pronto? Sì.
Allora, partiamo con un esercizio. Immaginiamo che l'Enel sia il monopolista dell'energia elettrica e che per 3 ore al giorno decida, tutti i giorni, di interrompere l'erogazione di energia elettrica in tutto il territorio, quindi case, uffici, scuole, ospedali, dappertutto. Ora invece, immaginiamo che il monopolista della moneta, cioè lo Stato, decida analogamente di interrompere la spesa della propria moneta provocando dei blackout. E questi blackout di moneta e non più di energia elettrica, che cosa provoca? La disoccupazione. Oggi cercheremo di fare luce su questo fenomeno. Ok. Allora, sono Giuseppe Ragno, mi hanno già presentato benissimo, sono un nuovo referente economico. Funziona, scusate. Preparo le slide che non sono state preparate. Benissimo, eccolo qua. Referente economico dell'associazione MMMT, questo acronimo un po' difficile da pronunciare, tutti lo sappiamo, molto uno scioglilingua. Cosa significa? Mosler Economics Mother Money Theory. Il titolo dell'evento, il lavoro, un diritto sancito dalla Costituzione italiana e garantito solo dalla sovranità monetaria. Perché abbiamo deciso di scegliere questo titolo in particolare? Perché il nostro obiettivo oggi è sottolineare le analogie, le corrispondenze che esistono tra la MMT e la nostra Costituzione. Quindi tra un qualcosa che è di economia e un qualcosa che garantisce i nostri diritti, il nostro lavoro, il nostro futuro. La presentazione sarà divisa in 3 parti. Inizialmente, dopo una brevissima introduzione su cos'è questa associazione in Italia, vedremo prima che cos'è la moneta, poi come può essere utilizzata nei vari sistemi economici e infine Francesco Ghini, il collega referente economico, ci esporrà invece i programmi di lavoro garantito. Perché? Perché l'obiettivo finale che caratterizza la MMT rispetto ad altre teorie economiche è la piena occupazione, ossia disoccupati zero. Partiamo. Questo mouse devo accendere. Scusate. Perfetto. Benissimo. Questa teoria economica, che chiameremo d'ora in poi in italiano finalmente, teoria della moneta moderna, non è nata ieri, ma al contrario affonda le proprie radici di tradizione scientifica economica oltre un secolo fa. Ecco. Quindi partiamo con Knapp, economista molto utile per l'apporto col capitalismo, fino a Keynes, molto più popolare sicuramente per quanto riguarda il principio della piena occupazione, fino ad arrivare ai giorni nostri. C'è Paolo Barna, molti di voi lo conoscono probabilmente, è il primo divulgatore di questa teoria economica in Italia, lo è stato e lo è ancora, perché è anche il nostro anchor mediatico. E poi abbiamo Warren Bruce Mosler. Perché ci chiamiamo come si chiama lui? Perché lui è l'ideatore di questa teoria economica, quindi ci è sembrato giusto prendere il suo nome, come per la sua importanza. Ecco. Chi è Warren Mosler? 2 parole su di lui. È un cittadino statunitense, innanzitutto. Non è un accademico, se lo paragoniamo a tutti gli altri sono economisti accademici, lui non è un accademico. Quello che sa l'ha imparato sul campo. È stato proprietario e gestore di un fondo di investimenti internazionale. Questa mansione gli ha dato la possibilità di lavorare a stretto contatto con la realtà delle banche centrali, con le più grandi banche centrali del mondo. E grazie a questa opportunità ha costruito passo dopo passo questa teoria economica che, come vedremo alla fine, non è tanto una teoria ma è un qualcosa di estremamente contabile, evidente e logico. Quindi allora, la MMT nel mondo, per quanto riguarda la letteratura scientifica di questa teoria economica,
contiamo 326 pubblicazioni scientifiche e 17 libri monotematici. Gli accademici sono sparsi in tantissime università del mondo. La più importante, è perché è quella che raccoglie il maggior numero di sviluppatori e economisti, è la University of Missouri of Kansas City negli Stati Uniti. A cui potete vedere ce ne sono veramente molti. Vediamo allora adesso in Italia che cosa siamo, che associazione siamo. Siamo giovani, abbiamo solo 2 anni di storia. Siamo nati nel 2012 e ai tempi esistevano soltanto 5 referenti economici. Questi 5 referenti economici sono stati formati dagli stessi economisti che abbiamo visto nella slide precedente. Di seguito, nel 2013, sono stati formati altri 10 referenti economici e quest'anno altri 30. Io rientro in questi ultimi 30. Grazie a questo numero, comunque non piccolissimo, di referenti economici, abbiamo totalizzato in tutto il territorio italiano 230 incontri, non pochi. Allora, come vi ho già detto, il tema di oggi è la Costituzione, perché è questo che conta per noi, è questo che ci garantisce il futuro. Articolo 1 della Costituzione, forse non c'è neanche bisogno che ve lo racconti, lo sapete già, lo conoscete tutti, è più importante. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Altro articolo importantissimo che rientra nei principi fondamentali della Costituzione. Articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Belli questi articoli, ma funzionano sul nostro territorio? Valgono? Ma a vedere come stanno andando le cose, mica tanto. Se osserviamo soltanto l'ultima annualità, quella del 2013, vediamo il numero degli occupati per unità, proprio quindi le persone che stanno lavorando. Guardate che crollo. Per non parlare della disoccupazione giovanile. Qua addirittura questo grafico ci mostra come si evolve questo fenomeno. Dall'inizio della crisi, dal 2008, quando è scoppiata, vi ricordate? E dove siamo arrivati adesso? Potete, grazie ai colori, vedere proprio che indipendentemente dal governo, la disoccupazione giovanile è cresciuta vertiginosamente. Ora siamo oltre il 42%. Ma questo non rompe l'ottimismo dei nostri politici. L'ottimismo o la faccia tosta, come la chiamo io. Perché non so se vi ricordate, ma puntualmente, dal 2008 in poi, ci dicono che l'anno prossimo sarà quello della crescita. Nel 2008, Italia recessione, nel 2009 la ripresa. Berlusconi nel 2009 che dice ci sarà la ripresa purché siamo ottimisti, come se dipendesse dall'ottimismo la crescita, eccetera eccetera. Per arrivare a capire che quelle persone di prima non solo era chiaro che avessero torto, ma che continueranno ad avere torto, perché non esistono le condizioni per sperare una ripresa economica in questo momento, dobbiamo fare un passo indietro e partire dalla base dell'economia. Qual è la base dell'economia? È il metro dell'economia, la moneta. Le prime cose che vedremo vi sembreranno quasi banali, perché sono veramente molto semplici. Qual è la cosa interessante? Che le conseguenze di queste cose, di questi assiomi molto semplici, saranno molto, molto interessanti e particolari rispetto a quello che ascoltiamo nei giornali o leggiamo nei giornali. Quindi la prima distinzione da fare, ne faremo semplicemente 2, è che in una nazione, obiettivamente, esistono 2 tipi di ricchezza. Non esistono altri. Esistono i beni reali, e i beni reali che cosa sono? I beni di consumo, i servizi che possiamo offrire. E poi abbiamo i beni finanziari, cioè la moneta,
i titoli di Stato, tutto ciò che potete acquistare in borsa, per esempio. Obiettivamente non esistono altri tipi di ricchezza. All'interno dello stesso Stato esiste un'altra importante divisione. Esistono due settori all'interno dello Stato. Esiste il settore privato. Il settore privato da chi è composto? Da famiglie, quindi tutti noi. Dalle attività commerciali, per esempio, dalle industrie, dalle aziende, tutti coloro che svolgono un impiego presso privati. E poi abbiamo il settore pubblico, il governo e tutto ciò che è di proprietà del governo e dello Stato, ospedali, scuole, eccetera. Anni fuori dello Stato esiste un terzo settore, che infine valuteremo, il settore estero, quindi che è composto dai settori pubblici e privati degli altri Stati. Benissimo, partiamo. E poniamoci subito una domanda importante. Che cos'è la moneta per noi cittadini? Perché è un valore? La moneta che abbiamo in tasca, nel portafoglio, è un valore secondo voi? È più importante avere 2 euro in tasca? Non è più importante, sì, è giusto avere 2 euro in mano oppure avere al posto di 2 euro in mano il gelato che potete acquistare con quei 2 euro in mano, secondo voi? Qual è il vero valore? La moneta o il bene che potete acquistare con quella moneta? Ecco allora che subito cominciamo a capirci qualcosa. La moneta quindi assume la forma di un'entità astratta, senza valore intrinseco, perché non siamo più nel 1600, nell'epoca metallista, in cui le monete contenevano proprio dei metalli preziosi all'interno che ne determinavano il valore. Invece la moneta non ha un valore intrinseco, è un pezzo di carta. L'indebitamento, che cos'è l'indebitamento per i cittadini? Non c'è bisogno che ve lo spieghi chiaramente, lo sappiamo tutti. Quando siamo indebitati, dobbiamo lavorare abbastanza per reperire questi codici, questa carta, per poter ripagare il debito. Molto chiaro, penso. Ecco allora che la moneta ha questa funzione, è un codice d'accesso per beni e servizi. Ad esempio, facciamo un esempio pratico. Il codice, la password, il codice di una cassaforte. È un valore per voi conoscere il codice della cassaforte, della vostra cassaforte? Beh, chiaramente no, però è il mezzo che vi permette di accedere a quel bene. Penso sia chiaro. E adesso poniamoci una seconda domanda. Che cos'è la moneta per lo Stato invece? Che funzione ha? Beh, valgono le stesse cose che abbiamo visto prima, i 3 punti, tranne uno, il problema dell'indebitamento. Lo Stato, a differenza di noi cittadini, questa è la differenza fondamentale, non deve lavorare come noi per trovare questi codici per ripagare il proprio debito. Lo Stato non deve lavorare per pagare il proprio debito, perché uno Stato dotato di sovranità monetaria, cioè che emette la propria moneta, può ripagare illimitatamente ogni debito. Questo punto, che vi sembrerà strano, molto strano, lo vedremo con calma e vedremo che effettivamente è vero. Un'altra distinzione importante, la moneta. Potremmo pensare che esistono dei tipi di moneta, è vero, ma la quasi totalità degli stati al mondo possiede questa moneta, che si chiama fiat, è un latinismo, oppure sovranità monetaria, chiamiamola come vogliamo. Ha queste 4 importanti caratteristiche che la contraddistinguono dalle monete esistite nel passato. Primo fatto, non è convertibile. Chiaro, perché prima del 1971, 1971 perché? Perché in quell'anno lì il presidente degli Stati Uniti, Nixon, disse che da quel giorno in poi, il giorno in cui disse questa cosa, il dollaro non era più convertibile in oro. Per questo è importante quell'anno. Quindi, innanzitutto, la moneta non è convertibile. Che cosa vuol dire? Che lo Stato non vi promette di convertire la vostra moneta in un bene. Primo fatto. Secondo fatto, è emessa dallo Stato. È emessa dallo Stato, che può emetterne, a livello teorico, quanta ne vuole. Terzo fatto, le tasse, le uniche tasse accettate dallo Stato, sono nella valuta che lo Stato stesso emette.
Ultimo fatto, è fluttuante. Che cosa vuol dire? Che non è legata a cambi fissi con altre monete di altri stati. Abbiamo tutti gli ingredienti. Costruiamo lo Stato. Noi siamo lo Stato della parrocchia di San Leonardo Murialdo. Facciamo questo piccolo gioco. E subito detto le regole. Io sono lo Stato, io sono il settore pubblico e voi siete tutto settore privato, tutti voi in questa sala. Fuori da questa parrocchia c'è il settore estero, chiaramente. E vi propongo di lavorare per me, per me Stato, in cambio di questi soldi. Cosa vi potreste fare? Questa è una parrocchia bellissima, ma come avete visto c'erano, forse non avete visto perché sono entrati prima, c'erano tantissimi bambini. Quindi sarebbe utile ristrutturare questo edificio in certe parti e perché no, costruire una scuola qua fuori e ristrutturare l'ospedale più vicino da questa parrocchia. Sono opere, secondo me, necessarie per il vostro bene pubblico, per il vostro bene personale, scusate. Ecco allora che voi potreste dire, cioè fammi capire, settore pubblico, tu mi vuoi dare dei soldi, dei pezzi di carta che ho qua, in cambio del mio lavoro? Ma è chiaro che voi non lavorerete mai se io in cambio vi do questi pezzi di carta. Cosa ne fate di questi pezzi di carta? Sono pezzi di carta, ne esistono tanti di pezzi di carta. Ma se io, attenzione qua, aggiungo un'importante condizione, cioè che voi non potete uscire da questa sala senza pagare uno di questi, solo uno. E adesso? Tutti disoccupati, siete tutti alla ricerca di questo, perché dovete uscire da questa stanza, a meno che non vogliate restare, ma dovete tutti uscire da questa stanza. Ecco allora che vi verrete a chiedere queste banconote, perché vi serviranno? Perché vi serviranno? Perché quella persona là fuori non rappresenta altro che, vi ritirerà gli obiettivi, che l'esattore delle tasse. L'esattore delle tasse, molto semplicemente. Quindi simuliamola questa cosa, perché no? Chiedo a Laura, perfetto, di distribuirne, perché lo decido io, due a testa, per favore. E se qualcuno proprio se lo sta meritando, perché sta facendo un grandissimo lavoro di costruire la scuola, dagli anche tre, perché se ne merita. Quindi fallo da tu e vediamo un attimo. Grazie. Allora, hai fatto un bel lavoro. Lavori anche la notte. Bene, che cosa succede adesso? Succede voi che avete della moneta in mano che improvvisamente ha acquistato un valore, perché quella moneta serve per uscire da questa stanza. E cosa ci potete fare con questa moneta? Potete scambiarvela. Mio padre vende le caramelle, potreste andare da lui ad acquistare le caramelle, quindi scambierete la moneta con lui. Che cosa succede quindi? Che vi scambiate la moneta e i beni. Questa è l'economia del settore privato. Chiaro? Prime considerazioni su questo piccolo giochetto. La prima domanda è: che cosa ho fatto io per voi, io settore pubblico? Innanzitutto, io emetto il denaro per primo. E come emetto il denaro? Con il processo della spesa. Che cos'è la spesa a livello non più della parrocchia ma a livello nazionale? Ma più o meno la stessa cosa, cioè costruire ad esempio strade, pagare uno stipendio a un dottore, a un insegnante, opere pubbliche in generale, infrastrutture. E solo di seguito lo Stato raccoglie parte di questa spesa mediante la tassazione. Chiaro? Vediamo ora un importante punto. Perché molti di voi si chiederanno, d'accordo, mi dato almeno due bigliettini, ma mi stai chiedendo di consegnarne uno all'uscita di quella porta. Ma allora perché complichiamo questo processo? Non potrei tranquillamente darvi soltanto una banconota senza imporvi di pagare le tasse? Zero tasse, che bello, no? Tutti vorremmo un mondo senza tasse. Invece no, le tasse hanno una funzione molto importante nella società. Vediamo il perché. Innanzitutto, sono tutte considerazioni che forse avete già
Avete già intuito, grazie a questo gioco. Primo fatto, creano la domanda di moneta nel settore privato. Che cosa vuol dire? Grazie alle tasse, voi siete tenuti, anzi obbligati, perché volete uscire da questa stanza, ad averle, ed ecco che acquistano valore. Se no non avreste voluto, non avreste lavorato per me. Secondo fatto, molto importante, soprattutto nella condizione di questi giorni, di questi anni, di questa crisi, le tasse servono a regolare l'economia, cioè si devono abbassare, come in questo caso italiano, quando l'economia fa fatica, quando l'economia non prospera, ci sono pochi scambi, la domanda, cioè la possibilità di spesa dei nostri cittadini, è molto bassa. E al contrario, devono alzarsi in certe situazioni, perché se c'è troppa moneta, ma in corrispondenza della moneta ci sono pochi beni reali, allora lo Stato ha il compito di drenare questa moneta in eccesso per ripristinare un equilibrio tra quantità di moneta e beni reali. Terza funzione, funzione sociale. Benissimo, io potrei inventarmi in questo momento, potrei decidere in questo momento che le sigarette sono fumare le sigarette è un comportamento da scoraggiare. Ecco, creo una tassa sulle sigarette. Quindi lo Stato decide cosa scoraggiare e cosa invece è meglio proporre ai cittadini, incoraggiare, ad esempio, dei lavori che tengano conto del rispetto dell'ambiente, tutti questi discorsi. Ultimo fatto, controllano la nascita di eventuali oligopoli. Cosa sono gli oligopoli? Letteralmente significa il governo di pochi. Nei fatti, che cosa sono gli oligopoli? Sono i cartelli, le multinazionali che esercitano una pressione sugli stati e quindi sono da controllare. Benissimo. Tutto quello che abbiamo detto in questi ultimi minuti viene formalizzato in questo riassunto. Non so se vi è mai capitato di pensare, perché ce lo raccontano in continuazione. Grazie a questi fatti noi possiamo concludere quindi che le tasse non servono a finanziare la spesa pubblica. Cioè, ma è chiaro, l'abbiamo visto nell'esempio precedente. Io vi avrei potuto chiedere le tasse prima di aver speso i miei soldi? Chiaramente no. Prima darli e poi chiederli indietro. Non è possibile il contrario. Non abbiamo un orto di soldi? Voi non avete un orto nel settore privato di questa parrocchia in cui far crescere i soldi per pagare le tasse? Avete bisogno che prima qualcuno ve li dia e dopo voi li ridate indietro con le tasse. Questa è una cosa veramente importantissima che ci contraddistingue come teoria economica, perché il pensiero mainstream dei telegiornali e dei giornali è sempre lo stesso. Le tasse servono e la funzione primaria è la spesa pubblica. Questo è proprio scoperchiare una cosa, è importantissimo. Cioè, pensateci, il letto di un ospedale, lo stipendio di un insegnante non dipende dalle tasse. Quante volte si dice tu devi pagare le tasse perché se non paghi le tasse quei soldi non vanno per le opere pubbliche? Non funziona così. Lo Stato prima spende e poi decide quanto tassare. Le tasse vengono dopo la spesa. Scusate se mi sono ripetuto, ma è veramente molto importante. Tutto ciò è formalizzato in questo intervento di Bill Mitchell, economista dell'Università di Newcastle in Australia. Le tasse non finiscono da nessuna parte, non vengono accumulate in nessun luogo e certamente non finanziano la spesa. Il settore privato può pagare le sue tasse finché lo Stato non le spende. È bene pensare alle tasse come a un drenaggio di liquidità che riflette la volontà da parte del governo di diminuire la capacità di spesa del settore privato. Il vostro, esattamente quello che abbiamo visto prima. Ora focalizziamoci su di voi, sul settore privato di questa parrocchia e poi ovviamente passiamo al piano nazionale, che è analogo. Che cosa è successo? Avete questi soldi in mano, per adesso non avete ancora pagato le tasse, avete due bigliettini in mano e ve li scambiate, acquistate, vendete, tutto tra di voi. Qual è la prima considerazione? Che non aumentano
questi soldi. Che cosa vuol dire? I soldi che stanno girando in questo momento tra di voi sono sempre gli stessi. Certo, qualcuno si starà arricchendo, qualcun altro si starà impoverendo, qualcun altro diventerà addirittura molto ricco. Ma se qualcuno sta diventando molto ricco è solo perché qualcun altro sta diventando molto povero. Che cosa concludiamo? Nessuno di noi, cioè nessuno del settore privato all'interno di uno Stato, può darci dei soldi nuovi in più. Secondo fatto, nessuno può creare denaro. Nessuno di noi può creare il denaro, chiaro. Se qualcuno si arricchisce, qualcun altro si sta impoverendo. Principio stampato a chiare lettere con la dichiarazione di Keynes sui soldi che avete ricevuto. Ad ogni credito corrisponde un debito. La spesa di qualcuno è il reddito di qualcun altro. Ultimo fatto. Esistono chiaramente le banche. Sono degli organi, senza entrare troppo nello specifico, che difatti riversano della liquidità nel settore privato. Ma che cosa succede? Che quando emettono un credito presso un privato, automaticamente nasce un debito. E quindi negli anni a seguire il bilancio ritorna a zero. Conclusione finale, a livello aggregato, che cosa vuol dire? Voi tutti messi assieme, non si può creare in questo aggregato denaro nuovo al netto. Quindi abbiamo bisogno che qualcuno ce lo butti dentro questo denaro, come ho fatto io con voi con prima. E la domanda è, quanto deve metterne e quanto bisogna toglierne? Facciamo un piccolo test, secondo me li sapete tutti. Se lo Stato decide di spendere 100 e di tassare 70, come si chiama l'azione di questo governo, secondo voi? Qualcuno lo sa? Lo Stato decide di spendere 100 e tassa 70, quindi meno di quanto spende. Come si chiama, secondo voi? Deficit di bilancio. E se lo Stato spende 100 e tassa 100? Pareggio. Ok, adesso siamo arrivati. Se tassa 100 e addirittura decide di tassare 120, 20 in più? Surplus. Perfetto, l'avete indovinato. Benissimo. Cosa vediamo? Che il deficit di bilancio è necessario se l'economia del settore privato di una nazione è in difficoltà, come lo è adesso. E quindi, se in una situazione di difficoltà si applica il pareggio di bilancio, la difficoltà non può fare altro che peggiorare. La situazione peggiorerà sistematicamente, non c'è scampo, no? Se voi siete in difficoltà, non avete moneta da spendere, ma continuo a spendere 100 e a tassarvi 100, come farà ad aumentare la quantità di moneta nel vostro settore affinché voi abbiate più possibilità di spendere, di risparmiare? Questo è spiegato molto bene con un video, secondo me, un video molto italiano che spiega anche con simpatia quello che abbiamo appena visto. Take the gun in your hand. Fantozzi, a causa di una terrificante stretta fiscale, era precipitato nella miseria più completa. Un penny, mi dia un penny per pietà. Sono povero, sono povero. Chi è? Ma che succede? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Grazie. Fina! Soldi! Guardate qui, guardate qui, guardate che meraviglia! È finita la miseria! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Siamo ricchi! Che fa? Sono Robin Hood. Rubo ai ricchi per dare ai poveri. Neanche 20 minuti! Bene,
mi si dirà: d'accordo, abbiamo capito che il deficit di bilancio è necessario, d'accordo. Ma attenzione, se noi quindi aumentiamo il nostro credito perché lo Stato fa deficit, allora lo Stato si sta indebitando verso di noi. E questo debito, passo dopo passo, cresce e diventa il famoso e tanto temuto debito pubblico. Ma ripercorriamo quello che abbiamo detto. Se il debito pubblico è quindi la somma dei debiti che lo Stato continua a creare verso i cittadini, come fa a essere il nostro debito? Questo è il nostro credito, è il nostro risparmio, perché ogni volta che lo Stato spende più di quanto incassa, noi aumentiamo il nostro risparmio. Chiaro? Se non fosse ancora abbastanza chiaro, faccio con questo mouse, questo grafico ci torna molto utile, fonte ragioneria dello Stato. Potete vedere proprio il risparmio dei cittadini, colorato dello stesso colore, quindi giallo. Cosa sta a significare? Che invece la linea rossa è il deficit di bilancio. Quindi possiamo osservare che se lo Stato decide, questi sono i deficit di bilancio, se lo Stato decide di diminuire il deficit, quindi tassare di più rispetto a quanto spende, allora automaticamente la ricchezza del settore privato, la ricchezza finanziaria del settore privato cade. È naturale, logico, è proprio contabile, evidente. Sono speculari se non simmetriche le due linee. Al contrario, se lo Stato decide di aumentare leggermente il deficit, come d'incanto la ricchezza del settore privato riprende a salire. Ma è evidente nell'esempio che abbiamo fatto noi, no? Dunque, il debito pubblico non è il debito di noi cittadini, è il credito di noi cittadini. Vi rendete conto di quanto si specula su questo debito pubblico? Serve a terrorizzarci, a farci credere che lo Stato non deve spendere per noi, perché se spende per noi fa debito pubblico. In realtà è esattamente il contrario di questo fatto. Lo Stato deve spendere, deve tassare meno di quanto spende. È necessario, se no la situazione è quella che osserviamo tutti i giorni. Quindi, c'è una persona che non la pensa come la penso io e come forse penserà qualcuno di voi. Il signor Napolitano. Non possiamo sapere, e tanto io, tantomeno io non posso sapere e non posso giudicare, se lui queste cose non le sa, oppure le sa e non le vuole dire. Ma dice: ridurre il debito, un dovere verso i giovani. Quando si parla di necessità assoluta di ridurre il debito nostro, il debito pubblico in Italia, non si dice abbastanza che lo si deve fare non perché ce l'ha chiesto l'Europa, ma perché è un dovere. Quindi pensiamoci un attimo e cerchiamo di tradurre questo discorso. Lui ci sta dicendo che è importante, anzi è necessario per il nostro futuro, fare in modo che il debito pubblico venga ridotto tanto. Ma che cosa abbiamo visto noi? Che ridurre il debito pubblico equivale, l'abbiamo visto nel grafico, ma è un'evidenza contabile, ripeto, che diminuire il debito pubblico significa diminuire il risparmio dei cittadini. Ricordiamoci che Napolitano, vista la sua carica, è garante della Costituzione. E c'è un articolo, l'articolo 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme, tutela il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Altro tradimento. Non dovrebbe garantire che i principi della Costituzione siano rispettati? Va bene, settore privato. Ritorniamo al settore privato, perché molti di voi starete pensando, molti di voi. D'accordo, c'è lo Stato che riversa questa liquidità nel settore privato.
D'accordo, ma non esiste solo lo Stato che può aumentare la vostra ricchezza. Esiste anche tutto ciò che sta fuori da questa parrocchia, il settore estero. E come si relaziona il settore estero con il settore privato e anche con il settore pubblico? Le importazioni e le esportazioni. Non c'è bisogno di entrare nel dettaglio su che cosa siano, ma è evidente che se le esportazioni sono di più che le importazioni, allora il settore privato avrà più beni finanziari perché ha esportato maggiormente, ma avrà meno beni reali. Al contrario, se le importazioni sono di un maggior numero, allora i beni reali saranno aumentati perché stiamo importando più beni di quanti ne esportiamo e di conseguenza i beni finanziari invece saranno diminuiti. Ma che cosa succede in questo sistema, per adesso ancora abbastanza armonico, in cui il settore privato può puntare sia sul settore pubblico che sul settore estero? Che se noi applichiamo sistematicamente il pareggio di bilancio, il settore privato continua ad avere la necessità di avere questi soldi nuovi in più. E dove li deve andare a cercare allora? Il settore estero. Quindi lo Stato applica il pareggio di bilancio. Il settore privato si deve concentrare ad attrarre questa ricchezza finanziaria col settore estero. E che cosa succede quando lo Stato, il settore privato, scusate, quando il settore privato ha la necessità di esportare, ha la necessità di dover esportare, se no non trova sufficiente liquidità. Dei fatti molto spiacevoli. Primo fatto, produciamo e beni e servizi che utilizzeranno solo all'estero. Primo dato, è chiaro. Se esportiamo, quindi produciamo tantissime cose, ma perché le produciamo? Perché le usino gli altri? Secondo fatto, dipendiamo dai mercati esteri. Beh, è chiaro, c'è una persona, immaginiamo fuori da questa parrocchia, che è intenzionata ad acquistare tutto ciò che voi producete, appunto. E a un certo punto decide che esiste un'altra parrocchia che produce le stesse cose che produciamo noi, o se non sono le stesse non è un problema, a un minore prezzo. Ecco allora che il settore estero si indirizzerà verso quel settore privato e noi non potremo più vendere questi prodotti. Quindi dipendiamo dai mercati esteri. Ultimo punto, metterci in concorrenza con certe economie del mondo, anche questo sono sicuro che molti di voi hanno avuto esperienze di questo genere, implica il calo dei prezzi sul lavoro, diminuzione dei diritti sul lavoro, tutto ciò per abbassare i costi, essere più competitivi con l'estero. Tutto ciò che cosa provoca? La cinesizzazione dell'Italia, quello che stiamo vedendo giorno dopo giorno, e che continuerà ad acuirsi questo problema, se si continuerà così. Ma si sente quando inavvertitamente sta? Sì. Ok, scusate. Quindi, no. Bene, arriviamo al round finale, prima di lasciare la parola a Francesco. Confrontiamo quindi la parrocchia di San Leonardo Morialdo con l'Europa. Quindi mettiamo a confronto le due monete, vediamo come funziona. Vediamo com'è la nostra moneta, quei bellissimi pezzi di carta, che saranno pezzi di carta, ma io non ci sputerei sopra. Meglio il cartello di Renzi forse, non lo so, decidete voi. Allora, lo Stato decide di spendere quanto crede sia giusto spendere e decide di tassare di conseguenza. Un sistema molto flessibile. Se il settore privato è in difficoltà, lo Stato decide di tassare di meno. Se il settore privato invece sta prosperando, anzi corre troppo l'economia, analogamente deve alzare le tasse. Quindi un sistema che si adatta a tutte le situazioni che si creano nel settore privato. Vediamo come funziona l'euro e preparatevi perché, scusatemi se è un po' complesso, ma non l'ho inventato io. Allora, supponiamo che il settore pubblico decida di spendere 100 per il settore privato, come abbiamo fatto prima. Il settore pubblico non può più emettere la moneta, deve prenderla in prestito dalle banche, per forza. Le banche non emettono neanche loro la moneta, devono prenderla in prestito pure loro. Da chi la prendono in prestito?
dalla Banca Centrale Europea. E qua il gioco si complica, perché la BCE non vorrà più indietro i 100 soldi che ha speso, ne vorrà 101. Abbiamo arrotondato i tassi di interesse all'1%. Quindi la BCE chiederà alle banche indietro non più 100, ma 101. E le banche mica sono feste, devono avere questi 101. E chi gli chiederanno questi soldi? Al settore pubblico. Ma secondo voi ne chiederanno 101? Chiaramente no, dovranno ricavare degli interessi. E allora ne richiederanno 105. Anche qui abbiamo ricordato gli interessi al 4%. 105 meno 101, 4. Ecco allora che il settore pubblico, per ristabilire equilibrio in questo processo di spesa e di tassazione, dovrà richiedere 105 al settore privato. Conclusione finale, BCE attivo di 1, banche attivo di 4, qual è l'altra parte della bilancia? Settore privato passivo di 5. Questo è quello che succede tutti i giorni. Stanno continuando a drenare ricchezza dal settore privato, in continuazione. Conclusione. Il pareggio di bilancio, l'abbiamo visto, che cos'è? Abbiamo visto che non ha motivi logici di essere applicato in una situazione di crisi economica. Quindi se non c'è una necessità economica ad applicarlo, vuol dire che la volontà nell'applicarlo è politica. Il Trattato di Maastricht, firmato anche da noi, dal nostro governo nel 1992, sancisce il pareggio di bilancio. Quindi vi lascio con questo interrogativo, poi se volete approfondire o semplicemente discutere, quindi scambiare delle idee con noi, siamo disponibili sia oggi che se volete anche venire a trovarci durante le nostre riunioni settimanali. Se noi ci stiamo perdendo, chi è che ci sta guadagnando? Prima di lasciare la parola a Francesco, scusate, due dichiarazioni che fanno luce su quanto abbiamo appena detto. Paul Krugman, premio Nobel per l'economia anno 2009. Adottando l'euro, l'Italia, cioè attenzione perché è veramente quello che abbiamo visto noi oggi, si è ridotta allo stato di una nazione del terzo mondo che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò io. Prof. Wayne Godley, questo discorso è molto interessante che fece, perché lo fece in occasione, in concomitanza della possibile firma da parte della Gran Bretagna per il Trattato di Maastricht, quindi per entrare nel circuito della moneta unica. C'era un dibattito tempo in Gran Bretagna e Wayne Godley era una di quelle personalità che voleva convincere il governo britannico a non entrare nel Trattato di Maastricht. Ecco cosa disse agli inglesi, per fortuna lo ascoltavo. Il potere di emettere la propria moneta attraverso la propria banca centrale è ciò che principalmente definisce l'indipendenza di una nazione. Se invece un paese rinuncia oppure perde questo potere, acquisisce lo status di un ente locale o una colonia. Ok, lascio la parola a Francesco. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Allora, tenete ben presente questo articolo, perché alla fine della mia presentazione voi capirete la dimensione che ha questo articolo e il fatto che questo articolo può essere pienamente attuato e realizzato attraverso la Mosaic Economics Modern Manifesto. Programmi di lavoro garantito transitorio. Non vi preoccupate, adesso vi spiego che cos'è. Intanto guardiamo, scusatemi, lo so che Giuseppe vi ha già detto molte dati abbastanza scioccanti sull'economia, ma io vi faccio vedere solamente uno, un paio. Questo cartogramma è il tasso di disoccupazione giovanile percentuale rispetto alla forza lavoro giovanile a livello mondiale. Cioè, notate la situazione italiana, siamo a livelli nordafricani. Numero totale di occupati, che nell'ultimo anno è sceso di mezzo milione di unità, quindi un ruolo ulteriore. Ma insomma, a questo punto, dopo che noi vediamo che continua a scendere l'occupazione, che questo fenomeno della disoccupazione continua a essere endemico per la società, ma insomma, ma è possibile avere la piena occupazione? Cioè, è possibile fare in modo che tutti, a tutti sia garantito il lavoro, cioè il diritto al lavoro come sancito nella Costituzione? Certo, in che modo? Con i programmi di lavoro garantito transitorio. Anzitutto permettetevi un breve scorso storico riguardo a quest'idea dei programmi di lavoro garantito transitorio, i quali sono stati elaborati da questi due economisti, cioè Warren Mosler, di cui avete sentito parlare, e quest'altro economista, Bill Mitchell, il quale è stato proprio settimana scorsa in Italia ed è stato ospite del gruppo territoriale della Mosaic Economics Modern Manifesto Theory Roma e Lazio. Allora, vediamo un po' come funzionano questi programmi. Ve lo spieghiamo passo dopo passo. Lo Stato, aumentando il deficit, e noi abbiamo visto che non esiste alcun problema per lo Stato ad aumentare il deficit, offre un lavoro a tutti coloro che sono disponibili e abilitati a lavorare. Ah, scusate, settimane non li ho messi io, me li hanno messi quelli del gruppo. Dopo farò i conti, ragazzi. Questi scherzi non si fanno. I lavoratori che sono impiegati in questi lavori sono impiegati in mansioni produttive e socialmente utili a un salario minimo stabilito dal governo. Allora, facciamo tre esempi di PLGT. Per esempio, dissesto idrogeologico e poi cura e messa a frutto del territorio. Ecco, a questo proposito stiamo lavorando con alcune associazioni che si occupano di permacultura proprio per capire come attuare questo tipo di programmi per fare in modo che il suolo pubblico venga tutelato, venga messo a punto, venga curato e venga anche messo a frutto. Cioè, tutto quello che noi adesso parliamo, il famoso chilometro zero, è possibile da attuare con questi programmi. Cioè, voi pensate che cosa l'Italia potrebbe diventare implementando questi due programmi. Poi, per esempio, assistenza e tutela in ambito sociale. Cioè, non so, per esempio, c'è un comune vicino a dove abito io, la Lorona, in cui diciamo un gruppo di volontari si occupa di controllare che i bambini vadano a scuola, controllare anche che ritornino a casa. Queste sono mansioni che sono utili alla sicurezza della società. Oppure anche, ad esempio, tutta la tutela in ambito sociale degli anziani, cioè tutto il discorso della tutela, anche cose in un certo senso minime, come può essere portare già
sovrani a casa questi anziani, fare loro la spesa, ma anche semplicemente, anzi non tanto semplicemente, fornire l'assistenza a questi anziani. Riqualificazione e formazione. Cioè, attualmente, quando le persone diventano disoccupate, rischiano di non avere più le competenze per venire riqualificate. Con questi si possono fare dei programmi per cui queste persone vengano riqualificate a spese dello Stato e mentre fanno questi corsi vengono finanziate, in modo tale che la domanda e l'offerta di lavoro si avvicinino. Ma vi dico anche un'altra cosa, la Russia, che spesso viene dipinta sui nostri media come, una nazione sotto certi aspetti arretrata, per esempio finanzia i propri studenti. Cioè in Russia il fatto di andare all'università è considerato un lavoro e viene retribuito. Perché non potremmo farlo anche qui, ad esempio, attraverso delle leggi apposite? Questi programmi sono pensati per non entrare in competizione direttamente con il settore privato, bensì per sostenerlo. Cioè, i lavoratori che sono dentro questi programmi, attraverso i salari che ricevono, spendono ovviamente questi salari nell'economia reale, acquistando beni e servizi prodotti dai privati. E quindi questa spesa aumenta la domanda e quindi le aziende producono di più e assumono. Allora voi potreste dire, ma tutta questa spesa, questo aumento, questo denaro che viene messo nell'economia, non è che c'è il rischio che genera inflazione? Allora dobbiamo capire che cos'è l'inflazione. L'inflazione è l'aumento dei prezzi, che si definisce come l'aumento dei prezzi a parità di beni e servizi disponibili. Noi però abbiamo visto una cosa, e cioè che con i PLG non si agisce solo sulla domanda, ma anche sull'offerta. Allora guardate, lo scrivo in questo modo qui. Questa è la massa monetaria. Questi sono i beni e servizi prodotti. Il rischio è che aumentando la massa monetaria, no, vi sia inflazione. Ma per pareggiare questo aumento di massa monetaria, se attraverso questa produzione di moneta si riescono a mobilitare delle risorse che portano alla produzione di ulteriori beni e servizi, allora non si genera inflazione. È come se, poniamo un piccolo esempio, poniamo ad esempio che in una nazione vi siano 5 campi coltivabili, ci siano 5 persone che sono capaci di coltivare questi campi, ma vi siano solamente 3 zappe. Quindi in teoria il problema è come facciamo a fare in modo che ciascuno di questi, chiamiamoli zappatori, possano coltivare i campi. Lo Stato cosa fa? È come se con la sua spesa in deficit acquistasse dal settore privato le 2 zappe che mancano, li dia ai lavoratori che non avevano, i quali potranno quindi in questo modo lavorare la terra. E quindi cosa succede? Che aumenta la produzione di prodotti agricoli. Quindi questa spesa in deficit che c'è stata non genera inflazione, perché a un aumento di massa monetaria c'è stato un aumento di produzione. Quindi, ribadisco ancora, i lavoratori del programma producono beni e servizi. Questo è molto importante. Pertanto, questo è un altro effetto di questi programmi, e cioè sostengono anche la stabilità dei prezzi, perché voi avete i cittadini che sono occupati, i cittadini che producono, quindi il livello di occupazione e il livello di produzione viene mantenuto sempre a livello ottimale. Certo? Allora, diciamo un'altra cosa, per quale motivo questi PLG non sono assistenzialismo? Allora, voi dovete immaginare che l'economia funzioni a cicli. Allora, poniamo che si generi una crisi economica.
cioè il ciclo dell'economia comincia ad andare così, comincia a scendere, cominci quindi, il settore privato comincia a licenziare. In questo modo cosa succede? Che i PDG intervengono, i lavoratori che vengono licenziati dal settore privato entrano nei PDG. Quindi i PDG fungono come un cuscinetto che serve a bloccare la discesa. Quindi bloccano la discesa, si riprende la domanda grazie ai salari che i lavoratori nei PDG ottengono, e quindi l'economia torna a salire. A questo punto, quando l'economia torna a salire, il settore privato, per riuscire a portare a sé i lavoratori di cui necessita per stare dietro all'aumento di produzione, offre dei salari che sono un po' più alti rispetto a quelli dei PDG. Quindi chiaramente il lavoratore ha tutto l'interesse ad andare dove il salario è più alto, e quindi automaticamente si ritorna nel settore privato. I PDG quindi che cosa fanno? Permettono di avere un diciamo, viene chiamato esercito industriale di riserva, cioè diciamo dei lavoratori che sono sempre allenati e abili al lavoro, perché il problema grosso della disoccupazione, soprattutto la disoccupazione di lunga durata, è che quando si comincia a arrivare a un disoccupato che non lavora più per un anno e mezzo, per due anni, a un certo punto anche ricollocarlo diventa molto difficile, perché ha perso la manualità al lavoro. In questo modo invece il lavoratore è sempre, rimane sempre pronto e abile al lavoro, e questa è una garanzia anche per il settore privato. Ecco, questa è una cosa molto importante. Voi potreste dire, ma io che ho il lavoro, cioè cosa mi importa del fatto che un altro non perda il lavoro? Il problema è che se il tuo vicino comincia a perdere il lavoro e un altro comincia a perdere il lavoro, un altro ancora comincia a perdere il lavoro, l'economia non funziona più, cioè diminuiscono le vendite, diminuisce la produzione industriale, e quindi a questo punto anche il tuo stesso lavoro viene posto a rischio. Cioè il fatto di poter garantire a tutti che vi sia sempre la possibilità di lavorare è una garanzia del fatto che l'economia e quindi noi stessi possiamo sempre vivere in tranquillità. Ricapitolando, con il lavoro garantito c'è occupazione per tutti. Ah, aggiungo un'altra cosa. Pensate ai effetti della disoccupazione, cioè a livello sociale, che le persone che non lavorano vanno fuori di testa. In casa, cioè, diventa una situazione drammatica. Aumentano anche i reati più comuni, perché le persone non hanno più la capacità di sostentamento materiale. Cioè, se voi ragionate un attimo, veramente a un certo punto lo si chiede, ma che senso ha mantenere la disoccupazione, quando noi sappiamo che è possibile non avere la disoccupazione? Allora, voi potete pensare che quelle cose che vi ho detto siano, diciamo, in un certo senso fantascienza. Ebbene, Mahatma Gandhi, National Rural Employment Guarantee Act, in India, in questo momento è implementato il più grande piano di lavoro garantito transitorio al mondo. I lavoratori l'India prevede da qui al 2020 di piantare 5 milioni di alberi. Una cosa interessante delle persone che vengono impiegate in questi programmi è il fatto che lo Stato garantisce al lavoratore il diritto alla vicinanza al lavoro, ossia la garanzia che tu vieni impiegato entro 5 km da dove risiedi. Cioè voi pensate, oggi le persone che si fanno magari 120 km al mattino
per andare a lavorare, si torna 2:30, idem la sera, come fanno a costruirsi una famiglia? Cioè magari che vengono spostate da un anno all'altro, dal nord al sud, cioè il diritto alla vicinanza al lavoro è una cosa sacrosanta, perché veramente altrimenti se non si ha questo minimo di stabilità è impossibile costruire qualcosa di solido, un'economia solida in una nazione solida. Allora, adesso rivediamo alcuni articoli della Costituzione, consci di come si possano, consci di quello che adesso abbiamo saputo. Primo, l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che esercita le riforme e le limiti della Costituzione. Nuovamente l'articolo 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. E abbiamo visto con i BLG che è possibile farlo. Articolo 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Diritto alla vicinanza al lavoro, ad esempio. Allora, a questo punto, cioè, riflettendo sugli articoli della Costituzione, uno si potrebbe chiedere, ma insomma, ma questa Costituzione italiana, che ormai c'è già più di 60 anni, ma conosceva la MMT? Cioè, perché sembra, cioè, quando uno la legge, sembra che sia, cioè, sembra che l'abbia scritta, scusate, sembra che l'abbia scritta quasi Mosler, scusate. Beh, in realtà il punto è che la soluzione era chiara allora come oggi. Cioè, i padri costituenti sapevano perfettamente come doveva funzionare l'economia. Quello che noi diciamo oggi non è in realtà niente di nuovo. Sì, c'è qualche affinazione, c'è qualche cosa, ma in realtà era già tutto chiaro allora. Adesso questa è l'ultima slide, articolo 54 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi. Facciamo appello alla tua fedeltà repubblicana, perché, e questo non è un appello tanto di così, per il semplice fatto che noi vi abbiamo dimostrato come è possibile realizzare la Costituzione italiana. Cioè, attraverso la nostra Economics Model Manifesto è possibile realizzare la Costituzione italiana. Noi siamo qui, adesso risponderemo a tutte le vostre domande e sappiate che noi comunque ci incontriamo ogni settimana e discutiamo sempre di questi temi e cerchiamo di aumentare la consapevolezza di questi temi dai cittadini e cittadini. Grazie. Senza dubbio sì, nel senso che abbiamo preferito, diciamo, i nostri referenti economici hanno preferito illustrare i fondamenti della macroeconomia e i fondamenti dell'economia monetaria, a seguito dei quali è evidente che soltanto una piena sovranità monetaria da parte dello Stato italiano consente di applicare delle politiche di piena occupazione. A dire il vero ci sarebbero delle possibilità anche attraverso la, come dire, l'attuale assetto europeo, la possibilità naturalmente di attuare delle politiche di piena occupazione,
laddove la BCE, anziché prestare capitali al sistema finanziario internazionale, che poi lo ripresta agli stati, che ovviamente lo devono poi restituire con gli interessi, che ovviamente vengono pescati dai depositi e risparmi preesistenti, ovviamente ci sarebbe la possibilità di attuare politiche di piena occupazione se la BCE finanziasse direttamente gli stati nazionali e venissero finalmente aboliti tutti i tetti di spesa che sono stati posti dai trattati europei agli stati nazionali, che sono veramente il, come dire, l'ago della bilancia a partire dal quale si è determinata all'inizio la stagnazione europea, dopodiché quando si è creata la crisi nel 2008 a seguito del crollo dei mercati finanziari mondiali, l'impossibilità da parte di stati di attuare delle politiche anticicliche, vale a dire di contrasto al ciclo economico recessivo che aveva preso la piena occupazione. Quindi certamente sì, una delle opzioni fondamentali è quella da parte dello Stato italiano di recuperare la piena sovranità monetaria. Questo è un punto assolutamente fondamentale. Cioè, questo si può fare tramite un referendum, una soluzione adesso democratica, spingere sul referendum per tornare ancora alla nostra moneta. Il referendum può essere una delle opzioni, anche se la stessa Costituzione vieta i referendum in materia di trattati di in materia di leggi di bilancio e leggi finanziarie. In realtà basterebbe la semplice volontà politica da parte del governo in carica di attuare quella che è la Costituzione italiana, che è la legge costitutiva dello Stato italiano. È evidente che se noi diamo la preminenza ai trattati europei, siglati, lo ricordiamo, dal primo governo tecnico italiano, governo Zitti e governo Ciampi, a cui sono seguiti altri due governi tecnici di cui abbiamo visto le conseguenze direttamente, anche molto recentemente appunto col governo Monti, è evidente che se noi accettiamo questi tetti alla spesa degli stati, che sono puramente finalizzati alla tutela di interessi finanziari e non chiaramente alla implementazione di politiche di piena occupazione, implementazione di sostegno all'economia reale, alla produzione e al consumo di beni e servizi reali, è evidente che purtroppo tutto questo resta lettera morta. La Costituzione è un, come dire, è un bel libro, ben rilegato, è stato pensato da padri costituenti che conoscevano le modalità di funzionamento dell'economia, ma fin tanto che non c'è una popolazione, una società che è disposta a impegnarsi perché venga applicata, perché venga riconosciuta come legge fondamentale dello Stato italiano, resterà intatto che carta, come potrebbero essere i soldi, voglio dire, di una nazione che come dire, non ha in realtà una sovranità monetaria, insomma. Quindi pezzi di carta che purtroppo non hanno la possibilità di applicare tutte quelle che sono delle possibilità realizzabilissime, insomma. Io avrei due domande, anzi una presentazione prima. Credo che abbia il microfono spento. Sì, non si sente bene in fondo alla sala. Senti, ma il microfono dovrebbe essere spento. No, se fosse solo io che non sono molto pratico, chiedo scusa. L'esempio che ha fatto Giuseppe Ragno, distribuendo i bigliettini, mi ha fatto venire in mente che in Italia potremmo utilizzare due monete, l'euro e un'altra moneta. E potrebbe essere un primo passo che ci accompagna verso un'uscita dall'euro. Questa è la prima domanda, se è una soluzione. La seconda domanda, vorrei che mi chiarisse meglio il concetto: il debito pubblico è il nostro risparmio. Grazie. Ma allora, il discorso della doppia moneta in realtà è un passaggio assolutamente non necessario, nel senso che, e voglio dire, non abbiamo assolutamente bisogno di di questo passaggio intermedio, così come quando avevamo la lira, che era una moneta sovrana, sì, c'è stato un passaggio di due mesi di tempo, se non ricordo male, a partire dal 1 gennaio 2002, in cui circolava sia l'euro sia la lira, ma semplicemente per la necessità di dare un tempo minimo necessario ai cittadini di riconsegnare sostanzialmente tutto quello che era il contante circolante. Questo era l'unico motivo per cui si è mantenuto un doppio corso della durata di semplici due mesi,
della doppia moneta. È vero che nell'ambito del programma di salvezza nazionale della Modern Money Theory è chiaramente specificato che ci sarebbe una prima fase in cui a livello di depositi bancari ci sarebbe una doppia presenza di moneta, vale a dire ci sarebbero i depositi in euro e i depositi nuovi in lire, in quanto lo Stato inizia da oggi a domani a pagare gli stipendi in lire. Quindi evidentemente con l'obbligo per il sistema bancario di mantenere un doppio conto corrente per ogni correntista, perché evidentemente ci sarà il conto corrente in euro e il nuovo conto corrente inizia a registrare i depositi in lire attraverso la spesa dello Stato. È fondamentale capire, grazie alla conoscenza dei sistemi finanziari e monetari da parte di Warren Mosler, è fondamentale capire che non ci sarebbe l'imposizione da parte dello Stato italiano della riconversione immediata di tutti i depositi dall'euro alle lire. Quindi, semplicemente da questo punto di vista tecnico, avremo sì in effetti una doppia circolazione a livello soprattutto interbancario, di trasferimenti e pagamenti interbancari di moneta, ma soltanto con la finalità di consentire la libera conversione dei depositi in euro in lire da parte dei depositanti. L'aspetto comunque fondamentale sarebbe quello della capacità dello Stato, che può nuovamente tornare a spendere liberamente in lire senza dover prendere in prestito dei capitali che fruttano interessi che potrebbero essere restituiti appunto euro su euro con tanto di interessi. È evidente che, come ci ha mostrato prima Giuseppe Raglio nella slide della piramide con la BCE al vertice della piramide, è evidente che questo sistema non fa altro che drenare moneta dal settore privato, che si trova sempre meno moneta a disposizione, sempre meno reddito spendibile, ed è evidente che questo non può che portare a una contrazione di consumi, successivamente quindi a una stagnazione della produzione, una riduzione degli investimenti, infine ai licenziamenti e alle chiusure delle imprese. Un circolo recessivo che non si blocca in nessuna maniera, se non ritornando alla possibilità di spesa in deficit degli stati. Il deficit dello Stato è creato dal nulla, deve essere ripagato a nessuno. Ci rendiamo conto, esattamente, ci rendiamo conto che è stata chiaramente una follia, ma dobbiamo anche capire per quale motivo, ed evidentemente ci sono dei motivi. Dobbiamo capire che accettare l'idea di prendere in prestito una moneta che in realtà potevamo creare dal nulla è stata una follia, che è stata compiuta però da 10 stati contemporaneamente. E quindi voglio dire, ci saranno stati dei motivi per cui questo è successo. Noi ovviamente in questo brevissimo incontro introduttivo non vogliamo ripercorrere momenti di attualità, non vogliamo fare riletture storiche, perché sarebbero temi che ci porterebbero troppo in là probabilmente, però è evidente che vogliamo anche suscitare, come dire, lo stimolo a una rilettura di quelli che sono gli avvenimenti degli ultimi 20 anni di politica italiana, tutti finalizzati al contenimento della spesa del deficit, alla riduzione del deficit e a quella che dicevamo prima, essere la riduzione del debito pubblico che ci è imposta peraltro da non soltanto dai trattati europei, ma anche dalle ulteriori appendici come il Fiscal Compact, come il MES, che è il nostro associato che è qui presente, che ringrazio, ha giustamente definito non tanto meccanismo europeo di stabilità quanto meccanismo esterno di sottomissione, e mi sembra assolutamente, riconosciamo la paternità della formula all'avvocato Luciano Grasso, che Andrea Luciano Grasso che è qui presente, lo ringraziamo, perché questi meccanismi ci impongono una riduzione del debito pubblico annuale in 20 anni per riportare il debito pubblico al 60% del prodotto interno lordo nazionale. Una follia, tenuto conto che nel momento in cui noi riduciamo il debito pubblico stiamo riducendo per ciò stesso anche il PIL nazionale, vale a dire il credito privato. Il debito pubblico perché è il credito privato, dicevamo prima? Il debito pubblico è il credito privato perché è un debito di Stato, è la moneta spesa dello Stato, e ovviamente nell'ambito della moneta spesa dello Stato non si parla chiaramente dei trasferimenti all'interno della pubblica amministrazione, perché sono chiaramente a saldo zero. Immaginiamo che io e Giuseppe Raglio siamo lo Stato italiano, iniziamo a scambiarci per dire che gli euro che abbiamo in tasca, però alla fine di tutti questi scambi la somma degli euro che avevamo all'inizio sarà la stessa della somma che avevamo alla fine.
Quindi, e lo stesso vale per il settore privato, come settori in sé sono settori chiusi, il settore pubblico e il settore privato sono settori chiusi, non possono creare, il settore privato in particolare, beni finanziari al netto. Il settore pubblico può farlo e li spende necessariamente verso il settore privato. Quindi quando tutti i politici ci dicono dobbiamo fare la spending review, dobbiamo tagliare il debito pubblico, dicendo, ci stanno semplicemente dicendo che dobbiamo abbassare i nostri risparmi, dobbiamo abbassare i risparmi dei cittadini privati, dobbiamo ridurre i depositi bancari, dobbiamo sostanzialmente impoverire il settore privato. Questo è il fine che non viene confessato, ma che è implicito in tutti i trattati europei, a partire da Maastricht, fino ai Fiscal Compact, ai MES, famigerati, Six Pact e quant'altro. Posso chiedere una domanda? Mi rifaccio proprio al signore del referendum. Mi è parso di capire che in legge di bilancio non si possono approvare o mandare avanti dei referendum. Non mi pare però che ci siano partiti, da qui mi piacerebbe che questa corrente diventasse un domani o sfociasse in una corrente politica o si apparentasse magari nell'eventualità con qualche partito o informazione o già formato, perché mi pare che ci siano partiti che stiano promuovendo proprio l'uscita dell'euro attraverso dei referendum. Uno è la Lega, il Movimento 5 Stelle è un altro che sta cercando di promuovere questo referendum, e poi ci siano altri partiti magari più piccoli che lo stiano facendo. La Lega mi pare sia arrivata sulla soglia delle 500.000 firme, ma se questa materia venisse divulgata a tutti i cittadini mi sembra che ci sia una grossa forza o potenziale di rompere con l'euro e ritornare alla vecchia lira, che abbiamo capito cosa servirebbe alla nostra economia. Sì, allora, naturalmente il tema è ampiamente dibattuto e non pretendo ovviamente di esprimere la posizione della nostra associazione o federazione nel complesso, dato la mia risposta positiva su questa cosa. Sì, devo solo tenerlo più vicino, non sono pratico. Va bene, sì, anzitutto sì, in effetti l'articolo 75 della Costituzione recita chiaramente che non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, per cui abbiamo questa limitazione costituzionale. Per carità, avevamo anche la limitazione costituzionale dell'articolo 1 e dell'articolo 4, che sono stati chiaramente calpestati dalla firma di trattati europei da parte di governi tecnici che non erano eletti e quant'altro. Quindi è evidente che i limiti valgono quando fa comodo, evidentemente a dei settori particolari. Relativamente al discorso del referendum, voglio dire, questa è la mia risposta personale, voglio dire, se io dovessi decidere se mi può operare di cuore, per dire, non credo che farei un referendum, mi rivolgerei a uno specialista che è un cardiochirurgo che ha studiato 10 anni la materia o quant'altro. In materia di economia monetaria, i cittadini italiani sono sufficientemente informati, sono sufficientemente competenti per potersi esprimere con un referendum? Noi riteniamo, dal punto di vista della scienza economica, dalla legge fondamentale dei settori di bilancio, dei saldi settoriali, come ho visto prima e quant'altro, e dal fatto che lo Stato è l'autorità sovrana che può emettere moneta dal nulla e quindi non si vede il motivo per cui la debba prendere in prestito, restituendola con tanto di interessi a dei settori marginali della società, noi riteniamo semplicemente che il referendum non sia necessario, nel senso che le forze politiche che avessero un mandato di governo chiaro da parte dei cittadini per l'implementazione della Costituzione dovrebbero stracciare i trattati da oggi a domani, semplicemente. Ovviamente per fare questo il referendum può essere per carità, può essere anche una strada, ma la strada fondamentale, secondo noi, ed è il motivo per cui noi cerchiamo di essere qui nel nostro piccolo, evidentemente siamo in tutta la sala di una cinquantina di persone, non di più oggi, però cerchiamo di fare questo lavoro su tutto il territorio italiano, anche con le altre associazioni territoriali, con tutta la federazione, evidentemente quello di informare la cittadinanza il più possibile di questi argomenti. Poi, come dire, abbiamo, Maastricht è stato formato nel 92, eravamo distratti da Tangentopoli, avevamo a che fare con gli altri polli, avevamo a che fare con i media che ci abitavano, i politici che ci avevano rubato 4 galline nel pollaio, e non ci siamo resi conto che mediante quei trattati, che prevedono
prevedeva poi l'ingresso chiaramente nella moneta unica, poi sancita nel 98 dal discorso di Prodi e quant'altro, quei trattati lì ci privavano della possibilità di spesa di capitali enormi a fronte di ruberie di quattro polli e quattro galline, insomma. Questo è il problema fondamentale, quindi abbiamo un problema fondamentale da vent'anni a questa parte di una cittadinanza che non è informata dai media, che non è informata dalla TV, che non è informata dai giornali, e quindi ci vediamo costretti noi come cittadini a cercare di organizzarci in qualche maniera per diffondere informazioni in merito a questi argomenti che sono fondamentali, che determinano una crisi che da 6 anni non riusciamo a risolvere. Dal 2008 siamo in crisi, per carità, io ho poco più di 40 anni, voglio dire, ma non, almeno da quando lavoro non ho mai vissuto una crisi del genere, e poi a un certo punto mi sono documentato anche in termini storici, ho detto ma quando mai è esistita una crisi che dura da 6 anni e che continua con un pendolo in discesa? Cioè, ma non è mai esistita, esiste soltanto in Europa, perché in Europa gli Stati hanno perso la capacità di spesa a tutto favore dei mercati finanziari che prestano quegli stessi capitali. Quindi è evidente che si è creata una contrapposizione di interessi tra mercati finanziari ed economia reale, a tutto sdatto dell'economia reale, come evidente. Posso questo presto dire un momento. A questo proposito ci terrei di farvi vedere una slide che alla fine, forse alla fine delle mie slide, tanto un secondo, eccola qua. Cioè, poi in realtà tutto il problema con l'euro è questo. Cioè, capite? È chiaro? Sufficiente? Cioè, il motivo è perché noi dobbiamo prendere il prestito. Stato tagliato dei primi prestiti da qualcun altro con una moneta pagando degli interessi, appunto, quando esso stesso potrebbe rimetterla. In realtà è così banale la questione. Scusa, volevo integrare la risposta di Fabrizio Vanzan. Quel signore ha chiesto se è possibile effettuare dei referendum e Vanzan ha risposto appunto che l'articolo 75 della Costituzione italiana lo vieta per questioni di legge di bilancio. In realtà dice anche di più, o meglio, specifica, dice vieta di sottoporre a referendum abrogativo le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Quindi è impossibile fare un referendum abrogativo. L'unica cosa che concede di fare la Costituzione italiana è un referendum consultivo. Ma il referendum consultivo non serve a, diciamo, ad abrogare il governo, quindi è solo una consultazione popolare fino a se stessa. Dietro di te. Grazie. Io non ho capito due passaggi. Un era riguardo l'export, non ho capito bene quel passaggio, riguardo della domanda potenziale interna, sei in grado di soddisfare tutta la produzione del sistema industriale italiano già in essere? Ma noi addirittura non è che pensiamo che sia in grado di soddisfarlo, noi pensiamo che l'attuale domanda italiana sia estremamente bassa. Cioè che possa essere molto più espansa. Cioè noi adesso abbiamo un tasso di occupazione che è all'incirca del 60%, no? È facilmente portare, cioè è possibile portare questo tasso di occupazione, ma io dico anche, io mi verrebbe così a dire tranquillamente almeno dal 60% all'80%. Cioè quando tu hai allora, parliamo di export. Sì, sì. Allora, diciamo, lo vedo così un fattore negativo. E purtroppo invece l'export è veramente un fattore estremamente negativo, ma non l'export. Se c'è il pareggio di bilancio. C'era quell'ipotesi precedente, il pareggio di bilancio. Senza pareggio di bilancio l'export esisteva, l'import esisteva, non erano un problema. Se c'è il pareggio di bilancio, il settore privato ha la necessità, quindi continua ad avere la necessità di avere maggiore liquidità, okay, in qualsiasi azione. Questa liquidità non è più fornita dal settore pubblico,
Quindi non c'è più la possibilità o la volontà di esportare verso l'estero, c'è la necessità. E la necessità che cosa comporta? Che ti devi mettere a competere con dei mercati. Sì, se vuoi intervenire, intervenire. No, cioè, dalla tipologia di... No, però non si sente, ascolta. Dipende dalla... Avvicina al microfono, però non si sente. Dipende dalla tipologia di produzione. Storicamente l'Italia è sempre stata un'economia, anche quando c'è la lira, orientata all'export. E questo perché... Va benissimo. Esatto. Dei prodotti di qualità che potevano essere, diciamo, collocati senza, diciamo, problema. Se noi pensiamo al settore della moda, è uno dei pochi che funziona in maniera, diciamo... in maniera efficace, in maniera efficiente, siamo sempre riusciti a pensare, comunque se pensiamo alla produzione di prodotti di lusso di alta gamma. Sono d'accordissimo con te. La domanda, io penso che la domanda interna non possa soddisfare, pompando al massimo l'economia, il potenziale ricavabile dall'export. E questo secondo me potrebbe anche incentivare alla ricerca e alla produzione sempre di macchinari più tecnologici e quindi avere un vantaggio competitivo rispetto a tutte le altre nazioni. Allora, Warren Mosler, quando parla della competitività tra nazioni, utilizza un parametro che lui chiama termini reali di scambio commerciale. Allora, il punto è che una nazione è economicamente più prospera di un'altra a seconda se sui termini reali di scambio commerciale sono migliori o peggiori. Cioè, se ad esempio l'Italia produce una borsetta e la dà a Sudafrica e in Sudafrica in cambio dà un diamante, i termini reali di scambio commerciale migliori sono quelli dell'Italia, perché il lavoro che c'è dietro a fare una borsetta, che è di un certo tipo, rispetto al lavoro che c'è ad andare 300 metri sottoterra, magari qualcuno che crepa perché deve tirare fuori un diamante, è ben diverso. Cioè, qual è la caratteristica precipua che ha sempre avuto l'economia italiana rispetto a molte altre economie in giro per il mondo, di avere sempre avuto eccezionali termini reali di scambio commerciale, e li ha avuti per un motivo molto semplice, perché il mercato interno italiano era un mercato florido, perché agli italiani è sempre piaciuto comprare roba bella nel momento in cui hanno i soldi, e automaticamente in giro per il mondo, quando vedevano le cose belle fatte dagli italiani, dicevano: accidenti, che vogliamo anche noi. Quindi era il mercato interno che riusciva a sostenere questi prodotti, cioè era prima di tutto il mercato interno che portava avanti l'economia, e automaticamente la floridità del mercato interno rendeva i prodotti italiani interessanti per il resto del mondo. Questo è, cioè, è un modello di export, quello italiano, che ad esempio è un modello molto diverso dal modello tedesco, che invece si basa sulla compressione dei consumi interni. Cioè, io mi ricorderò sempre, quando avevo finito di fare il liceo, ero andato da mia zia in Germania, e io sono arrivato con la mia piccola banda fatta in Italia a Berlino, e la famiglia di mia zia in Germania non aveva l'auto perché diceva: noi non possiamo permetterci un'auto tedesca. Io non conoscevo ancora la Mosler Economics Model Money Theory, ma fin da allora un paio di domande me le ho fatte, mi sono detto: ma scusa, ma è più sano un'economia come quella italiana, che magari fa delle auto piccoline che però tutti si possono permettere, oppure l'economia tedesca che fa delle auto grosse, importanti, eccetera eccetera, ma che poi il cittadino tedesco medio non può goderne? Questa era la situazione 10 e passa anni fa. Ma comunque dobbiamo raccontarci questa è la realtà attuale, ovvero ci sono aziende italiane che hanno una capacità produttiva che non potrebbe essere soddisfatta dalla domanda interna, per quanto questo potesse essere. Quindi
sarebbe come distruggere un tessuto industriale che va bene. No, cioè, no, era chiaro, era ovvio, però era semplicemente una cosa che non funzionava. Ma quello che noi ci stiamo proponendo è semplicemente che c'è un plus, e cioè c'è un mercato interno florido. Questo mercato interno florido non impedisce a un'azienda che vuole esportare di esportare. Diciamo la stessa cosa. Esatto. Nel passare sembrava, diciamo, ho sentito, perché esportare qualcosa che poi viene utilizzato da altri? Se, diciamo, un russo compra un paio di scarpe da 3.000 euro costruito in Italia, è integra. Ma questo è il discorso, sì, diciamo che doveva essere integrato con la spiegazione con il discorso dei termini reali di scambio commerciale, cioè se i russi ci danno per esempio materie prime che richiedono un certo tipo di lavorazione e noi in cambio gli diamo prodotti lavorati o semi lavorati, è chiaro che noi abbiamo tutto l'interesse a farlo. Ti aggiungerei anche una frase che dice Warren Mosler riguardo alle esportazioni. Mosler dice che il costo reale della produzione, le esportazioni, dice che le esportazioni sono il costo reale della produzione. Cioè quello che lui dice è che quello che noi dobbiamo esportare, necessariamente esportare, ci serve per poi poter importare quello che ci necessita per produrre a livello interno. Per esempio l'Italia non ha il petrolio, lo importa. Quindi il discorso è sempre questo. A questo punto qual è la cosa che noi dobbiamo fare, a cui l'economia italiana dovrebbe puntare? Dovrebbe puntare al miglioramento dei termini reali di scambio commerciale. Per cui l'euro ci serve a migliorare i nostri termini reali di scambio commerciale? Se sì, lo teniamo. Se non ci serve, smettiamo. Qua per esempio una cosa che c'è nel programma per Mosley Economics, Modern Money Theory, è l'eliminazione dell'IVA. È utile eliminare l'IVA per migliorare i nostri termini reali di scambio commerciale? Se è utile la eliminiamo, altrimenti la teniamo. Cioè il parametro è quello. Grazie. Avevo un'altra domanda, sempre sul credito pubblico, se possibile. Sì. Non pensate che comunque non dando un certo al limite al debito pubblico, comunque nel senso ci va a rapportare con la comunità finanziaria internazionale, lo Stato si finanzia attraverso l'emissione di BTP e BNP che non vengono comprate solo da investitori italiani, ma anche da investitori istituzionali internazionali. Con l'aumentare del debito, non pensate che il pagamento degli interessi non distolga risorse importanti che potrebbero essere allocate in maniera migliore? Cioè, la mia domanda è, aumentando il debito nei confronti degli investitori esteri, non c'è il rischio di pagare, arrivare a un livello di pagare troppi interessi e quindi strozzare l'economia interna in questi termini, non avere risorse adeguate da investire all'interno del paese ma da destinare al pagamento degli interessi? Sì, sì, ma in quale situazione lo Stato italiano è costretto a subire il tasso di interesse imposto dagli MBA? Nell'attuale situazione, la Fede si considera esatto, perché non ha più il controllo della propria banca centrale, perché nel momento in cui avrà il controllo della propria banca centrale, e anche nel momento, possiamo dire, nel momento in cui avrà il controllo della propria banca centrale, lo Stato poteva fissare il tasso di interesse che voleva, in quanto faceva l'emissione di titoli di Stato e stabiliva il tasso di interesse che voleva pagare sui titoli di Stato. Dopodiché, se i mercati non erano disposti a sottoscriverli a quel tasso di interesse, cosa faceva lo Stato? Quindi andava tutti alla propria banca centrale esattamente a quel tasso di interesse, e la banca centrale non poteva naturalmente liquidarsi perché era un organo operativo del governo. Questo faceva sì che lo Stato italiano fosse il monopolista dei tassi di interesse, e non che
subisse, come all'epoca dell'estate dello spread, siamo arrivati a dover pagare il 7% sul titolo di Stato perché nessuno ce li voleva comprare, perché i mercati si erano resi conto che lo Stato italiano non aveva la possibilità di pagarli. Quindi è evidente che noi ci troviamo in una situazione in cui siamo ostaggi, ricattati dai mercati finanziari, perché ci siamo messi in questa condizione di farci ricattare, cioè delegando la sovranità monetaria ad una banca centrale indipendente. Come li comprare emettendo moneta? Non c'è il rischio che continuare a mettere moneta poi sia una valuta Allora, una cosa fondamentale, e devo dire questo bisogna riconoscere che soltanto Warren Mosler, il primo a comprenderlo e ad affermarlo con chiarezza, è che i soldi per sottoscrivere i titoli di Stato sono originati dalla stessa spesa del governo. È una questione di eccesso di riserve finanziarie nei conti correnti del settore privato alla ricerca di tassi di interesse migliori. Quindi si tratta semplicemente di spostare quell'eccesso di riserve da un conto corrente che non dà interessi a un conto deposito che dà interessi. Ma come, obbligando un settore privato a investire? No, può anche non obbligare, nel senso che io spendo e quindi aumento alla stessa maniera i depositi, i conti correnti del settore privato. A questo punto io come correntista privato ho dei soldi e non so che cosa farne. Lo Stato mi offre dei titoli di Stato in cui il tasso di interesse è più elevato. Che faccio? Ma se ho paura di questo Stato voglio investire all'estero? Non ha bisogno di investire all'estero. Quando non ci sarebbe nessun investitore che si opponerebbe al rischio di investire in titoli di Stato italiani? Che problema abbiamo? Che rimangono non comprati, quindi lo Stato dovrebbe comprarli e quindi dovrebbe mettere moneta, quindi si No, questo è il problema fondamentale. Lo Stato che ha sovranità monetaria non ha bisogno dei titoli di Stato per finanziarsi, perché spende accreditando i conti correnti dei privati pigiando dei bottoni sul computer. Non ha bisogno dei titoli di Stato. I titoli di Stato sono un'opzione, una facoltà che lo Stato italiano ha se vuole ulteriormente arricchire i cittadini per far sì che quel deposito sul conto corrente frutti un interesse maggiore, oppure perché vuole in quel momento incentivare il risparmio rispetto alla spesa. Ok, ma lo Stato fare dei fatti, come potremmo uscire da questo impasto, ovvero ridare tutto il debito che abbiamo nei confronti degli investitori internazionali? Esattamente, voglio dire, da oggi al domani lo Stato italiano dice: bene, io ho un debito con te di 100 euro. Da oggi, in quanto sono un governo sovrano, stabilisco che io inizierò a pagare i miei debiti soltanto in lire, stabilendo un tasso fisso iniziale, poi fluttuante, di parità tra un euro e una lira. Quindi questo è uguale, forse se la comunità finanziaria dice: non va bene queste cose, poi non ha accetteranno, perché piuttosto di non vedersi di pagare nessun debito accetteranno la nuova comunità. Ma anche non dovessero accettare, dobbiamo ricordarci che anche nel 2002, quando io per esempio avevo dei buoni fornitori postali in lire, e lo Stato ha detto: adesso ti pago in euro, cos'è? Un default allora quello? Mi aveva promesso di pagare in lire. Non è default, perché comunque l'euro è accettato da posteriori è accettato, anche le lire sono accettate, perché lo Stato inizia a pagare in lire e inizia a passare in lire. Perché quello è stato un passaggio, in cui una serie di stati hanno deciso di rinunciare alle libertà per avere una moneta unica e, tracciare una certa direzione, che poi io non condivido, non sto dicendo che la sto condividendo, pensando però semplicemente la presentazione di questa cosa, per la carteria dello Stato, è perso comunque. Ci si accolla il rischio dell'investitore, i sistemi di cambi fissi sono fatti apposta per eliminare il rischio degli investitori, ma noi dobbiamo, per evitare i rischi degli investitori, avere uno Stato che ci tassa più di quanto spende, un'economia in recessione, una disoccupazione crescente quell'anno. Assolutamente, ma io penso che la spesa italiana potrebbe essere allocata in maniera differente, ovvero tagliare le diseconomie,
diciamo, i soldi non è che in Italia sono allocati nel miglior modo possibile. Sì, certo. Cioè, in quale l'economia con la spesa non equivale aumentare il debito. Scusa, se potete in mano il progetto, sì. Ecco, allora, se a pagina 3, se tu guardi il quinto punto, okay, c'è scritto lo Stato smetterà di emettere titoli di Stato, le emissioni CNS saranno regolarmente onorate, semplicemente non verrà effettuata più alcuna nuova missione. Allora, il piano Mosler per ritornare alla Via prevede che lo Stato italiano inizi a passare in esclusivamente in lire, cioè richiede il pagamento delle tasse esclusivamente in lire, e pagare gli stipendi, i salari, le pensioni e integralmente in nuova valuta nazionale, no? Ok, in lire. E contestualmente di smettere di emettere titoli di Stato. Allora tu hai una dinamica per cui esatto, iniziando anche a tassare, scusami la roba. Che cosa succede? Che tu hai una dinamica per cui siccome X, cioè dal nulla si crea una domanda di una nuova valuta, perché tutti i cittadini necessitano questa nuova valuta per pagare le tasse, i cittadini si lasciano la loro libertà di cambiare i propri depositi da euro a lire. Quindi tu hai euro che vengono venduti e lire che vengono acquistate. Questo serve a sostenere il costo del cambio. L'euro tenderà a scendere e la nuova valuta nazionale tenderà a salire. E in questo modo sarà possibile anche reperire gli euro che servono sui mercati valutari per pagare le precedenti emissioni che erano già state effettuate in euro. Questo è, come dire, un modo per andare incontro il più possibile ai detentori di titoli di Stato, anche stranieri, e quindi garantire loro anche il pagamento in euro, perché tutto il discorso che fa Mosler si basa sul principio, cioè il ritorno alla lira, ma fatto senza traumi, quindi in maniera tale da avere il più possibile incontro a tutti. Ho capito, ma nel caso in cui un corredista o comunque diciamo una certa serie di popolazione che magari detiene la maggior parte dei prezzi decidesse di non convertire gli euro in lire, o molto spaventati decidessero di portare i soldi all'estero o dall'oggi al domani, comunque non potrebbe esserci questo processo di cambio senza traumi. E comunque lei non pensa che nell'immediato la comunità internazionale facesse ripercuotere questa scelta dell'Italia in termini abbastanza significativi e immediati? Diciamo che in realtà si parla tanto di trattati internazionali, ci sono dei trattati internazionali che sono stati sottoscritti dall'Italia apposta per evitare che si verifichino queste situazioni, cioè dei trattati che garantiscono che vi sia, diciamo così, che i contratti in essere vengano sempre onorati, e questo vale anche per quanto riguarda le materie prime che ci sono in. Ma in ogni caso, dal punto di vista proprio logico, non avrebbe alcun senso per un investitore straniero di smettere degli investimenti in Italia nel momento in cui l'Italia si riprende economicamente. Una delle potenze più importanti del globo terracco, comunque, perché abbiamo lo Stato, che sta crescendo economicamente nel tasso elevato, arriva allo secondo a tutti a capire. Ma anche se voglio dire decidessero di disinvestire dai titoli di Stato italiano, noi non avremmo più bisogno degli investitori, questo è l'aspetto fondamentale, perché l'investitore qui è lo Stato che fa la spesa sufficiente e necessaria per ripartire l'economia privata. Comunque comprendiamo perché ci siamo passati tutti, nel senso che sappiamo benissimo che queste sono la maggior parte dei dubbi che ci sono peraltro inculcati da una grande attività di propaganda in merito da parte dei media, in particolare economici, relativamente al grande disastro che succederebbe se una nazione come l'Italia uscisse dall'euro. In realtà questi argomenti sono stati studiati e approfonditi dalla nostra scuola economica e è stato, come dire, predisposto un programma di eventuale uscita dall'euro, perché
ripeto, volendo la BCE può finanziare le spese degli stati secondo le esigenze dell'economia produttiva reale, e quindi questa sarebbe utilizzata soltanto come carta di, come dire, di contrattazione politico-economica, evidentemente. E quindi noi siamo tecnicamente certi che la possibilità di uscita dalla moneta sovrana, da una moneta che deve essere presa in prestito dai mercati, è tecnicamente possibile. Comunque, comprendiamo che ci sia questo dubbio e ci possiamo confrontare adesso senza, solo per non monopolizzare il resto della discussione, visto che ci sono altre domande, ma approfondiamo volentieri in un secondo momento. Ci sono altre domande? Qualcuno? All'inizio avete presentato una slide dove si parlava dell'espansione di M e MMT nel mondo. Visto che abbiamo il problema euro o Europa, Italia, lira, esistono negli altri paesi della comunità europea sezioni di M e MMT che stanno parlando delle stesse cose stiamo parlando noi oggi? Se sì, non sarebbe molto più plausibile avere la sovranità europea della moneta e eliminare il vero problema che è la finanza? Allora, la prima risposta è sì, esistono. Diciamo che vi è una discussione su questi temi. Il punto fondamentale è: ma è fattibile avere un sistema sovranazionale dove ad esempio si devono incontrare persone che parlano 23 lingue diverse? Cioè, voglio dire, ma cosa capisce un italiano, cioè un operaio che torna a casa la sera di quello che ha detto, che ne so, il rappresentante olandese al loro Parlamento? Cioè, cerchiamo di concretizzare la cosa in termini reali. Okay. Cioè, come può? Cioè, il problema europeo è che a livello pratico è impossibile avere un controllo da parte del cittadino su queste istituzioni, le quali infatti sono state create apposta, non a caso, per fare in modo che non ci sia questo controllo. Cioè teoricamente, cioè, io capisco la sua domanda, cioè, teoricamente sarebbe possibile, ma a livello pratico, a leggere questa slide. C'è un certo presidente del Consiglio europeo. Il nostro caro Herman, nostro presidente, no? Ex, scusate. L'Unione Europea non diventerà mai Stati Uniti d'Europa. Siamo 27 o 28 con la Croazia, ciascuna ha la sua storia, per alcuni lunga 200 anni, come per il Belgio, e per altri una storia di migliaia di anni. Non siamo come uno Stato americano, abbiamo le nostre lingue, 27 in Europa, abbiamo un'idea particolare in ogni nostro Stato membro e situazioni molto specifiche dovute alla nostra storia. Allora, io, oltre a queste parole di Herman Van Rompuy, aggiungerei anche un'altra cosa, cioè vi inviterei a riflettere su come mai sono nate le istituzioni europee. Cioè, le istituzioni europee sono nate sulla base del pensiero di un economista, tra le altre cose, ma questo è stato un economista che ha influenzato di più, che si chiama August Friedrich von Hayek. August Friedrich von Hayek, se voi leggete i suoi lavori, afferma chiaramente che l'unico modo per fare in modo che uno Stato non si occupi del welfare dei propri cittadini è di togliere la sua facoltà di spesa allo Stato e di demandarla a un ente sovranazionale. Cioè, questa cosa della moneta, dell'euro, è stata pensata apposta per fare in modo che i cittadini degli Stati, agli cittadini degli Stati, non vengano più garantiti i diritti che prima venivano garantiti. Capisce che se una cosa nasce in questo modo, diventa poi automaticamente, diciamo, estremamente complicato riconvertire il tutto per fare in modo che invece funzioni all'opposto, cioè che garantisca il welfare, che garantisca il lavoro per tutti, che garantisca una pressione fiscale adeguata, che garantisca la possibilità di controllo democratico, perché è stata costruita all'opposto. Comunque capisco perfettamente il suo
la sua posizione. No, non è una posizione. No, sapendolo, ho detto, magari io in Belgio parlando della stessa cosa. Beh, diciamo, mi sono posto quel problema. Diciamo che comunque, se lei ha visto la presentazione, noi abbiamo parlato molto di più di piena occupazione, no, e di come funziona la moneta, e poi solo alla fine adesso abbiamo cominciato a rispondere alle domande e a parlare della questione, cioè in concreto euro-lira. Perché teoricamente sarebbe possibile, certo, fare in modo che vi sia a livello sovranazionale una Europa che funzionasse in questo tipo, cioè con la Moser Economics. Però come credete, cioè lei si rende conto che andare a dire ai tedeschi facciamo un welfare comune con gli italiani? No, cioè non è una cosa tanto agevole, se proprio gliela devo dire in maniera, e non è un caso che fino ad oggi non l'hanno mai voluto avere. Ecco qua. Cancelliere tedesco. Non ci saranno euro bond, titoli di debito pubblico, la condivisione dei debiti è sbagliata. Una posizione peraltro tutt'altro che nuova, visto che il 27 giugno 2012 la stessa cancelliera ha dichiarato mai euro bond finché vivo. Adesso io non vorrei non augurare lunga vita alla nostra cara cancelliera, però queste sono le dichiarazioni. Prendere voi le conclusioni. Certo. Una seconda domanda, se possibile. Siccome abbiamo visto in alcune slide che poi c'è un problema, abbiamo capito il problema economico, ci sono degli spunti bellissimi, poi a un certo punto si è innescato il problema che tutto questo gravita intorno alla scelta politica. MMMD, sceglietelo più corto la prossima volta. Sì, c'è un dibattito in atto. Che cosa si propone in termini concreti politici? Allora, noi ci proponiamo di fare in modo di suscitare la domanda tra i cittadini affinché prima o poi si crei la risposta. Cioè, se non c'è la domanda, ok, perché lei ci sta chiedendo, ma MMT verrà mai un movimento politico? Questo è giusto? Ci sarà mai. Quello che noi ci occupiamo di fare è di suscitare la consapevolezza interna tra i cittadini, cioè fare in modo che un po' alla volta possa venire fuori la domanda per questo tipo di economia. Ma lei si rende conto che quello che ha detto stasera va, cioè contrasta, cioè confligge completamente con quanto i media mainstream raccontano, propalano dalla mattina alla sera, 7 giorni su 7, incluse le pubblicità dell'Unione Europea che noi vediamo sulla TV pubblica. Cioè, cerchiamo di renderci conto che noi agiamo in questo contesto. Cioè, esatto. Ci faremo, ci nutriamo qualcosa opposto, vedate un po' di analisi. Esatto. Non si sa se lo faccio apposta, oppure in realtà c'è una strategia lì. Sì, esattamente. Faccio un esempio banale, se possono fare tantissimi altri. È evidente che intanto che è diffusa nell'opinione pubblica italiana una convinzione che noi ci troviamo in recessione economica perché c'è la casta di politici che ci ruba 4 polli e 4 galline. È evidente che non centreremo il problema di un'Unione Europea che mediante il fiscal compact e i meccanismi esterni di sottomissione, ormai come li chiamiamo, ci impone un trasferimento di oltre 120 miliardi di euro l'anno per questi fondi perequativi che poi, cioè, dove sostanzialmente noi dobbiamo mettere dei soldi che poi ci dovrebbero riprestare per salvarci perché andiamo in crisi, proprio guarda caso per il fatto che prestiamo questi 120 miliardi. Allora, per dire, è soltanto un esempio, Tangentopoli e le ruberie dei politici ci costano 3 o 4 o 5 miliardi di euro all'anno a dir tanto. L'Europa ci costa 120 miliardi di euro di ricchezza reale sottratta ai cittadini che l'hanno prodotta. E qual è il vero problema? Fintanto che la società italiana non si rende conto di questo problema enorme,
probabilmente nessun partito politico potrà dare una risposta, nel senso che i partiti politici daranno delle risposte nel momento in cui capiranno che questa è una consapevolezza ormai diffusa in tutta la società. Prego. Saremo lieti di rispondere alle vostre domande, magari vi do lì perché dobbiamo tra poco. Esatto, quindi siamo disponibili tranquillamente, chiamateci e continuiamo a livello privato. Da tutte le settimane a fare le nostre riunioni all'Hotel Augustus in stazione centrale. Io rinnovo l'invito a chiunque voglia venire, a venire a trovarci, parliamo, discutiamo di queste cose. Grazie per la vostra presenza.